Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo video è diverso dal solito perché cominceremo una nuova serie di cose che non sapete, cose che non sapete di Google. Perché Google ha dei misteri, non lo sapete, aggiornamenti che nessuno ne fa caso, può essere che qualcuno ne fa caso, attenzione. Però oggi vi voglio portare in questo video perché tanto il 3D è una cosa fighissima. C'è questa cosa del 3D che è veramente fighissima. Poi voglio dire un'altra cosa. Al 3D, come vedete qua, ora è 2D, ma ora l'ho messo in 3D, sì. Come vedete, stiamo uscendo dalla Terra. No spoiler. Come vedete qua hanno fatto questo aggiornamento nuovo che si vede il giorno e la notte. Come siamo ora, no? Io tipo ora sono qua in Italia e nella notte con le luci, una cosa molto molto bella. Poi c'è il tramonto, l'alba, una cosa fighissima. Ma perché siamo in questo video? Per farvi vedere che possiamo andare dal nostro computer a un altro pianeta come Mercurio. Vedete Mercurio? Questo è blando come pianeta, sì, però guardate qua. Ci sono dei nomi che non li conosco manco uno, che sono tipo crateri, comunque dei nomi dati simbolici, sono tipo poeti questi qua, veramente tipo Giotto, vedete Giotto? Giotto, nome originale italiano, painter, comunque disegnatore, quello che sapete, Giotto, e non sono una marca di colori. Perché tipo Giotto è stato uno dei grandi artisti e gli mettono il nome in questo cratere. Vedete? Questo è un cratere che così non sembra un cratere. Pensate al vulcano, qua invece questo dovrebbe essere un cratere. Vabbè, manco io so scienza, ragazzi, state tranquilli. Oltre a questo, oltre a Mercurio, c'è la Luna. Perché ho saltato una cosa? Lo capirete dopo. Guardate qua, la luna, ragazzi, siamo sulla luna. Chi ha sognato sempre da piccolo di andare sulla luna? Di vedere se è fatta di formaggio, come pensavamo tutti da piccoli, se fosse di formaggio. Io non lo pensavo, però lo dicono in tanti. Boh. Tipo, vedete Apollo, il pollo allo spiedo. Oltre alla luna c'è Marte. Con Marta. Marte è fatta peggio, ma la grafica non è fantastica come vedete. Vedete che non è magnifica, ecco, sempre un nome dei crateri. Però la cosa più bella di questo aggiornamento è che possiamo andare nella stazione spaziale internazionale, ragazzi. Guardate, c'è il computer. Che computer? Non ce n'è marca. La webcam Logitech dovrebbe essere. Bravo. Comunque, questo video non so se l'hanno fatto altre persone o se lo sapete. Si è buggato mezzo mondo, porca. Non so se lo sapete. Comunque, se questo aggiornamento nuovo, se l'hanno fatto altre persone. Questo invece è tipo un'altra stanza che non mi fa entrare. Non posso entrare. E come vedete, questa è la spazione, la stazione, la spazione, Madonna. Guardate. What? Ragazzi, non lo sapevo. No, vabbè. Si può entrare. Non è che troviamo qualche astronauta morto. Che figata, raga. Questa manco io la sapevo. Wow, questa è la tuta. Ragazzi, questo è l'aggiornamento. È stato bello perché è bello. E niente, ragazzi, per questo video è tutto. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi. E ciao.